Bentornati telespettatori a una nuova puntata di Politica 24. Siamo in compagnia di Pizzo Cristiano, coordinatore... Della CISL dell'area pordenonese della ex provincia, se vogliamo. Ecco, più che un'intervista. Questa vuole essere una chiacchierata, una chiacchierata a, tra amici al bar, ma parliamo della, uh, del sindacato, ma parliamo in modo particolare della CISL, del valore della CISL, cosa significa sindacato e cosa significa avere poi strutture sindacali in un territorio in un paese democratico come, come il nostro. Ecco. Partiamo da una considerazione, oggi esiste eh, un, un accordo che si chiama patto della fabbrica che fondamentalmente sarebbe un diminutivo... Del vecchio progetto della CIS della partecipazione aziendale, cosa che invece in Germania in qualche parte esiste, soprattutto nelle grandi aziende. Partecipazione che non è mai riuscita a essere realizzata in Italia perché qualcuno non l'ha voluta, non perché la CIS, anzi, la CISL in questo caso è sempre stata d'accordo. Ecco, detto questo, così in modo per che la gente capisca chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Qual è la differenza di questo progetto? patto della fabbrica rispetto alla partecipazione aziendale, ma che cosa si prefiggeva questo patto della fabbrica? Ma, eh, allora il patto per la fabbrica del 2018 è, è stato un importantissimo accordo firmato a livello nazionale che aveva lo scopo di dare un impulso nuovo alle relazioni sindacali. Ora in quell'accordo c'erano diversi obiettivi, in modo particolare c'era la necessità di eh, ammodernare le relazioni sindacali e eh, tra i tanti passaggi anche arrivare finalmente alla partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa, cosa che per la CISL è nel DNA magari per altre eh, associazioni un po' meno e con eh, Confindustria è sempre stata una discussione complicata. Eh, va detto che eh, quell'accordo fu veramente un, un importante risultato e per noi Cislini sapere che in quell'accordo eh, era contenuta una spinta importante verso la partecipazione era una è stata una grandissima soddisfazione. Però dopo quasi due anni a che punto siamo? Questa partecipazione? Siamo riusciti a crearla in qualche ambiente? Insomma, io dico che sostanzialmente in questo momento non c'è eh, la partecipazione dei lavoratori e se non in fase embrionale in qualche azienda medio grande, eh, siamo ben lontani dal, dal, dalla concretizzazione di quell'obiettivo. Quindi il patto per la fabbrica oggi è in grandissima difficoltà rispetto alla sua, al suo completamento. Se poi oggi volessimo allargare il ragionamento alle dichiarazioni che arrivano dal presidente di Confindustria Bonomi, che non perde occasione per eh, inopportune proposte, come non ultime, insomma, quella di eh, rivedere l'utilizzo della cassa integrazione e, e togliere il blocco ai licenziamenti in una situazione straordinaria, direi drammatica come quella che stiamo vivendo, beh insomma parlare di partecipazione oggi la vedo molto molto difficile però la partecipazione è un tema affascinante perché in Germania si può fare in Italia no, in Italia abbiamo anche degli esempi positivi anche in questo territorio la Zanussi con il testo unico, il, noi lo chiamavamo il Tuz, cioè il testo unico Zanussi fu una straordinaria Parentesi nell'ambito della partecipazione, peraltro funziona molto bene anche per alcuni aspetti. Poi si scontrò con alcune debolezze che sono del sistema della partecipazione. Perché se e qui entriamo magari negli aspetti più tecnici, ma se io chiedo ai lavoratori di fare uno sforzo in più perché fanno parte di un'azienda partecipativa, e quindi gli chiedo uno sforzo in più che può essere nel ritmo di lavoro o può essere nel eh, caricarsi di alcune responsabilità durante la fase di lavoro, beh, poi a questi lavoratori però io devo retrocedere qualcosa, devo dargli qualcosa, perché se ci troviamo di fronte a un maggiore impegno del lavoratore e poi di fatto i risultati sono quelli di una normale azienda dove tra virgolette la partecipazione non c'è, il lavoratore alza la mano e dice: Ma chi me lo fa fare? Qual è il tornaconto per il lavoratore? Allora, Rispetto alla partecipazione sarebbe bello che si cominciasse a ragionare di che cos'è e che cosa deve dare. E' è chiaro che deve dare qualcosa in più delle altre fabbriche, come ho detto, e quindi magari la sicurezza sul posto di lavoro e la sicurezza del posto di lavoro. Sicurezza sul posto di lavoro vuol dire che il lavoratore che lavora in un'azienda partecipativa deve essere consapevole che in quell'azienda... Non voglio usare il termine zero infortuni che è forse un'utopia, ma sicuramente il tasso di infortuni deve essere prossimo allo zero. Allora sì, possiamo parlare di un'azienda modello. Stessa cosa, parlando di sicurezza del posto di lavoro, come faccio a chiedere a un lavoratore di sforzarsi di più, di caricarsi di maggiori responsabilità se da un momento all'altro può essere licenziato perché ha un contratto a termine o comunque di quelli precari? Beh, è evidente che c'è una difficoltà, stessa cosa sul uh, sapere, cioè la formazione che è fondamentale oggi come oggi per lo sviluppo non solo professionale e culturale del lavoratore, ma della stessa azienda. E il lavoratore non deve far fatica a chiedere di fare la formazione o chiedere di partecipare a un corso, anzi dovrebbe essere l'azienda che glielo propone, per un accrescimento culturale e professionale suo, ma lo stesso per una ricchezza dell'impresa. Infine, ma non per ultimo, perché mi dicono che alla, a fare la spesa si paga ancora con i soldi e non con le idee o con le ideologie, beh, i soldi, il salario. Guardi, quasi casualmente ho elencato una serie di S, la sicurezza, il sapere, la salute, il salario e allora mettendo in fila queste S e quindi chiudo con il salario, io se lavoro in un'azienda in cui mi devo sforzare di più e mi sento più coinvolto e responsabilizzato, beh, devo anche ricevere un salario che sia mediamente più alto di un'azienda che non è partecipativa. Perché quando si parla di obiettivi comuni e condivisi tra il lavoratore e un'azienda, si intende la competitività dell'azienda e la valorizzazione del, del lavoro. Ma allora la competitività dell'impresa è facilmente identificabile perché parliamo di numeri, parliamo di bilancio, parliamo di pezzi, prodotti, fatti. Ma quando si parla di valorizzazione del lavoro, io intendo proprio queste S messe in fila che valorizzano il lavoro di un, di un lavoratore, di una lavoratrice. Ecco, io ho notato una cosa col nuovo presidente della Confindustria che si fa sicuramente notare rispetto a tanti altri. No? Certo. Anche perché... È proprio all'incontrario di quello che abbiamo parlato fino adesso se lo ascolti capisci che ecco allora siamo in un momento difficile dove il governo dà i contributi e eh, gli imprenditori vogliono toglierne ancora ecco invece di eh, e non si sente nemmeno da parte del governo onestamente invece di parlare di rendere partecipi i lavoratori su questa fase diciamo eh, eh, importante e difficile e si cerca di risolvere il problema dando dei soldi dei contributi che finiti li abbiamo già capito e lo stiamo sì. capendo in questo momento una volta che sono finiti puoi fare tutte le leggi che vuoi ma se non ci sono soldi non c'è niente per nessuno secondo lei con questo il presidente della confindustria fa Tanto per provocare per poi essere forte tavolo delle trattative, o è invece uno che è proprio così? Ma insomma, il, il presidente di Confindustria Bonomi è una persona capace che ha avuto una, un ampio consenso all'interno di Confindustria e credo che in questo momento stia anche spronando il governo ad intervenire con maggior determinazione nel mondo del lavoro perché il, il Covid ha sicuramente messo in difficoltà, limitiamoci alle industrie, ma ha messo in difficoltà sicuramente molte imprese. Alcune non hanno mai chiuso durante il periodo del lockdown, altre hanno ripreso e subito dopo, appena è stato possibile, ma la difficoltà delle nostre imprese a mantenere la competitività nel mercato che non è più solo il mercato interno, ma è il mercato europeo e mondiale. Beh, insomma, ha bisogno di un intervento del governo a sostegno. Ecco, il governo qualche intervento lo ha fatto, ma in alcuni casi è stato visto troppo timido. Poi aggiungo, noi non possiamo pensare di risolvere i problemi di questo Paese a colpi di bonus. Bonus per una cosa, bonus per un'altra. Ci deve essere una radicale eh, riforma del sistema. Eh, del lavoro, una radicale riforma eh, del fisco a sostegno dei lavoratori, delle, delle, dei pensionati, delle aziende, perché oggi le aziende hanno un carico fiscale enorme che spesso diventa una zavorra nella competizione. Ecco, e però oh, al di là di tutto questo, noi sappiamo che comunque non tutte le aziende sono facili, cioè ci sono aziende anche importanti e che fanno anche accordi importanti col sindacato. Ecco, lei è qui a Pordenone ma è, sta in una regione che è il Friuli Venezia Giulia, che è come la città metropolitana di Venezia alla fine, no? per cui eh, all'interno di questa regione, oltre che all'interno del Porto Guaro, sicuramente voi come sindacato avete fatto dei contratti importanti. Sì, eh, devo. Visto che parlavamo di Confindustria e, e c'era una mia critica nei confronti del presidente nazionale, io devo dire che in Friuli Venezia Giulia, almeno per eh, il presidente di Confindustria con cui mi confronto io e mi riferisco a Michelangelo Agrusti che è presidente di Confindustria Alto Adriatico e quindi da Pordenone fino a Gorizia Trieste. Eh beh, io ho trovato una sponda di una persona disponibile con una visione di industria che non è una visione a domani, ma è una visione in avanti. E con lui abbiamo firmato degli accordi importanti. Ecco e aggiungerei anche che in questo territorio abbiamo avuto un'altra figura di spicco che è il prefetto Maria Rosaria Maiorino. che pur purtroppo per noi, ma per fortuna per lei è andata in pensione recentemente, è stata un'altra figura importante. Che cosa abbiamo fatto nel periodo del lockdown? Abbiamo eh, analizzato bene la situazione perché è stato un momento veramente di grande difficoltà, ma poi il 21 aprile, quindi in, pieno, eh, in piena emergenza, abbiamo firmato un accordo che traguardasse le aziende dalla fase 1 alla fase 2. In che modo? Quindi intanto far ripartire le aziende che avevano chiuse, alcune eh, non avevano mai chiuso perché facevano, producevano prodotti indispensabili, ma molte avevano chiuso e le abbiamo fatte ripartire. Come? Con la sicurezza per i lavoratori, che è fondamentale, quindi la competitività delle imprese mettendo però in sicurezza il lavoratore che lavora dentro quelle aziende, cosa importantissima ma molto complicata. L'accordo con Confindustria e Cigelle e Cisle Will qui a Pordenone è stato un grandissimo esempio, poi giustamente esteso, per fortuna dico, esteso anche a tutta la regione e con quell'accordo abbiamo lanciato un messaggio di sicurezza, di prospettiva, di serenità in un momento drammatico. E oggi possiamo dire che nelle fabbriche del Pordenonese eh, C'è non solo la sicurezza, ma potremmo dire che è uno dei luoghi più sicuri. Al punto che il 7 di settembre abbiamo firmato un altro importante accordo, che è quello per invitare i lavoratori ad essere ancora più sicuri, cioè a vaccinarsi contro eh, l'influenza. Perché? Perché insieme all'azienda sanitaria qui del Friuli Occidentale si è definito, ci è stato spiegato, che la vaccinazione permetterebbe. Di eh, riconoscere più facilmente i sintomi del Covid e distinguerli da quelli dell'influenza. Ecco, piccole cose, accordi utili, non solo belli, accordi utili per i lavoratori e le imprese in una visione un po' illuminata tra il sindacato e Confindustria. Direi che sono segnali molto incoraggianti. Ecco, in, in Friuli Venezia Giulia eh, c'è per la Fincantieri, oltre mm. che credo ci siano anche le fonderie, forse. So. Ci sono diverse fonderie sì, anche in, que certo, anche in cioè, questo territorio. Ecco, diciamo che la Fincantieri dà lavoro non solo a tutto il Friuli Venezia Giulia, ma la Fincantieri è. Poi andiamo a sia Marghera, eccetera. Ecco, rimaniamo un po' nel territorio Friulano, ecco, eh, la Fincantieri come sta andando? Cioè, queste, questa azienda così importante per Friuli Venezia Giulia, come sta andando, come sta andando lì a Monfalcone ma soprattutto eh, le aziende poi che mm. eh, derivate da questo che lavorano per la Fincantieri, come sta andando qui in Friuli? Beh allora qui sconfino un po' nel mio territorio ma insomma la Fincantieri è un patrimonio di tutti quindi non, non, ci, non, sono ci, sono non ci sono problemi, eh, ecco Fincantieri è il classico esempio ehm, che smentisce un po' alcune dicerie no? Eh, mi spiego meglio. Spesso si usa dire che eh, un'azienda pubblica o comunque qualcosa che è pubblico non è un qualcosa che funziona bene, mh, non è un qualcosa di positivo, di esemplare. Beh, Fincantieri è un'azienda che non solo dà da lavorare a migliaia di persone in, in Friuli Venezia Giulia, direttamente o indirettamente, ma è anche un'azienda che è, è leader, eh, direi in Europa sicuramente per la produzione di navi da crociera in modo particolare. Hanno lavoro in una proiezione insomma, per qualche anno, certo che in questo momento le preoccupazioni sono molte anche per fincantieri, perché il Covid ha fermato tutto il mercato croceristico. Quindi le crociere sono ferme, le navi sono ferme e la produzione sta continuando, ma intanto gli armatori stanno cominciando a ritardare. Eh, le consegne, quindi la presa in carico della nave e questo costituisce ovviamente delle preoccupazioni del, dei costi, eh, se pensiamo eh, che ci sono degli armatori tra i principali al mondo che stanno perdendo miliardi di euro ogni mese. Beh, insomma, è evidente che la preoccupazione è notevole, però fin Cantieri adesso, al netto delle operazioni, delle, de, della drammaticità del Covid, sta andando piuttosto bene. Ecco. Siamo così verso la fine di questa chiacchierata, però volevo chiedergli, eh, lei è il coordinatore, la persona anche un po' importante, diciamo, nel panorama della CISL. Eh, cosa si sentirebbe dire ai lavoratori, alla gente che eh, ci sta ascoltando? Cioè, lei eh, rappresenta il sindacato, molte, molte critiche a volte si fanno al sindacato perché a volte non si capisce esattamente poi cosa sia a 360 gradi poi il sindacato, perché si vede sempre. No, eh, ma perché chiedi questo e non chiedi soldi? Quando chiedi soldi ti dicono no soldi, puoi chiedere un'altra cosa. È una forma che non è nuova. Uh, io insomma, sono uno che ha mangiato i pacchi del piano Marshall e per cui conosco un po' la situazione sindacale. Eh, per cui non è vero che il sindacato deve solo chiedere soldi, perché se chiedi soldi i metamicani ti hanno detto che no. E avete saltato la. Ecco. E cosa ci si sente a dire? Ecco, dica lei, insomma, a, ai lavoratori che la sta ascoltando, che magari non sono iscritti, che magari sono uh, critici, eccetera. Vai. Io ai lavoratori e ai pensionati di questo territorio posso solo che dire grazie, perché adesso magari do qualche numero che così ci rendiamo conto di quanto la gente invece tenga a riferimento il sindacato e la CISL, ecco quindi questo lo dico soprattutto con, con grande piacere, ehm, però posso solo che ringraziarli perché ci eleggono a riferimento quando hanno un problema e noi cerchiamo nel limite del possibile di risolvere questi problemi. E quindi prima di tutto grazie, in modo particolare ai nostri iscritti, perché uno degli errori comuni che si fa... È quello di dire che il sindacato e i sindacalisti no, sono qualcosa che è pubblico. No, no, il sindacato è un'associazione privata che sta in piedi perché ci sono i contributi degli associati e quindi grazie agli iscritti perché ci permettono di tenere in piedi una struttura che in realtà poi serve agli iscritti in modo particolare e in via privilegiata e poi a tutti i lavoratori anche non eh, iscritti. Con delle differenze, ma qui magari eh, sorvolo perché sono, gli iscritti sanno bene qual è la differenza. E Pordenone è un eh, esempio anche di numeri. Io mi permetto di dire che facendo una proiezione a fine anno, in, questa, in questo territorio, nelle varie sedi ben organizzate in tutto il territorio, sedi della CISL, eh, a fine anno in, saranno entrati circa. 80.000 persone, che è un numero enorme. Voi pensate che solo per fare il 7:30 e quindi parliamo di un servizio si parla di oltre 20.000 persone che entrano nelle nostre sedi eh, in un anno in cui c'è il problema del distanziamento, della necessità di prendere l'appuntamento? Quando si entra ci sono dei protocolli rigidissimi da rispettare. Quindi pensate anche allo sforzo che facciamo noi nell'organizzare per la sicurezza nostra e dell'utenza. Altra cosa importante è che mh, abbiamo un patronato eh, che fornisce servizi, anche questo è importante, mh, ai lavoratori e ai pensionati in tutto quello che riguarda la vita, non solo di quando si va in pensione, ma la malattia, l'infortunio, i vari bonus di cui si diceva prima per il governo che ci hanno dato un aumento di lavoro. Non di poco conto, e poi tutta la consulenza delle nostre categorie, categoria dei pensionati, ma le categorie anche degli attivi, con le difficoltà delle, della contrattazione. Questo è un paese che ha oltre 700 contratti nazionali, una enormità, e quindi dobbiamo avere dei tecnici esperti che danno questo tipo di consulenza. Quindi, ai lavoratori che a volte dicono: Ma perché dovrei iscrivermi?, e viene facile dare la risposta: perché l'azienda per la quale tu lavori? paga, e io aggiungo anche profumatamente, un consulente che fornisce consulenza all'azienda eh, non solo nel fornirgli non so, gli aspetti più tecnici, burocratici della busta paga eccetera, ma proprio consulenza eh, nel mondo del lavoro e nelle difficoltà che può incontrare. Perché il datore di lavoro fa questo investimento e il lavoratore non dovrebbe iscriversi ad un sindacato, spero alla Cisl, e avere un sindacalista di riferimento? Noi siamo disponibili sempre nei confronti dei nostri iscritti per fornire loro le consulenze quando servono e loro giustamente ne approfittano. Ecco, questa deve essere eh, la visione del sindacato e del sindacalista. Il consulente di quando ha un problema, però senza utilizzarlo come si fa con il biglietto dell'autobus che io prendo il biglietto, lo compro quando mi serve, devo fare magari un tragitto, salgo sull'autobus e quando sono arrivato alla fermata della mia destinazione scendo e butto via il biglietto. Ecco, questo no perché quello è un servizio pubblico, il sindacato sta in piedi perché è un'associazione, quindi il cosiddetto biglietto dell'autobus, cioè la tessera sindacale, permette di mantenere in piedi una struttura permette di mantenere ehm, aggiornati i sindacalisti con le loro competenze per fornire consulenze sempre migliori e parlando dei servizi, che sono assolutamente importanti anche quelli, mantenere eh, una struttura in grado di rispondere alle esigenze del momento, alle complicazioni che la burocrazia italiana ci propone ogni anno, perché ogni anno ci sono delle novità. Ma sempre pronti ad accogliere la gente nelle nostre sedi. Ecco, è fondamentale il sindacato. Ancora oggi, io di questo sono convintissimo. Ecco, grazie di questa chiacchierata e anche grazie del tempo che ci ha dedicato un po' per, speriamo sia utile per tutti, sia per noi come emittenti che sicuramente per la CISL. Sì, ecco, eh, sicuramente ci rivedremo ancora quando magari avremo, eh, ci sono dei problemi delle problematiche magari importanti da comunicare a chi ci ascolta e intanto grazie. E Speriamo bene e buona fortuna alla Cisle. Diciamo. Speriamo di vederci presto e magari auguriamoci una buona fortuna anche di fronte alle difficoltà del momento. Speriamo di rivederci in un momento migliore lasciando ai brutti ricordi questo 2020 che passerà alla storia.